Allora, questo capitolo è dedicato appunto all'open air. Sentiremo parlare di crescita, di consolidamento, di trasformazione, di metamorfosi. E chiamo i relatori che si avvicenderanno sul palco, che sono Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo. Giorgio Ribaudo, Managing Director di Trends. Enrico Gori, responsabile comunicazione di Human Company. Monica Saielli, presidente di Assocamping. Roberta Nesto, coordinatrice di G20 Spiagge. Ludovica Sampaolesi, direttore generale dell'Associazione Produttori Caravan e Camper. E chiuderà Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping. Allora cominciamo subito con il primo intervento. Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito innanzitutto. Per chi non ci conoscesse ancora, Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza evidentemente nel turismo, fondata nel 2001. Sin dall'inizio noi abbiamo scelto di andare un po' ad approfondire una serie di dinamiche, di comparti all'interno della macroindustria turistica, non particolarmente, non dico noti, ma comunque non appunto sufficientemente approfonditi, provando a colmare un po' di gap informativo relativo appunto a questi comparti. All'interno di questo panel dedicato all'open air potrei presentare diversi contenuti appunto relativi a dinamiche che noi abbiamo voluto studiare negli anni, ma l'invito ci è stato fatto come Risposte Turismo per presentare diciamo, i principali risultati di una recente indagine che abbiamo fatto su questo diciamo, fenomeno, su questa soluzione definita glamping, tutto sommato non così nuova nel mondo anglosassone, abbastanza nuova, ancora considerabile come nuova in Italia. Che viene di fatto un po' riconosciuta come il campeggio di lusso, in realtà non è proprio così, o perlomeno non è solo così. Glamping è una parola che chiaramente, come dire, una crasi anglosassone tra le parole glamour e camping, appunto, e sì, diciamo, di fatto si affaccia anche a questo comparto, si affaccia anche in Italia, è davvero una piccola nicchia, come vedremo tra breve, soprattutto, come dire, al cospetto di altre soluzioni di ricettività che sono qui rappresentate. Velocemente qualche informazione, frutto appunto di questo nostro lavoro, abbiamo dire, riconosciuto, individuato circa 300 strutture in Italia, di esse un terzo sono considerabili only glamping, cioè glamping pure nate per far questo, il resto sono diciamo, degli ampliamenti, della diversificazione di offerte di soluzioni all'interno di strutture già esistenti come campeggi o come agriturismi. È un'offerta già ben delineata, quasi tutte le strutture sono in grado di completare la proposta al cliente con dei servizi aggiuntivi, poi li vedremo, e un'offerta anche recente, tant'è che metà del campione che abbiamo censito, del campione, in realtà dell'universo che abbiamo censito, è composto di strutture che sono nate dopo il 2018. Per quanto riguarda la domanda, poi ci torneremo brevemente, il 51% è composta da coppie ed è una domanda, questo interessante, che di fatto prenota in modo autonomo direttamente con la struttura, quindi sembra essere una forma di offerta e di fruizione decisamente disintermediata. Dove sono queste strutture? Se guardiamo la parte destra della slide, quindi tutto l'universo del glamping, soprattutto in Toscana, sia per quanto riguarda le strutture che i posti letto. Se andiamo viceversa a prendere in esame solo la parte di glamping, in quel caso è il Piemonte la regione che ha più strutture, ma in termini di posti letto di nuovo torna la Toscana. Sono forme, come dire, soluzioni di ricettività anche particolarmente originali, lì ne vedete alcune, ci sono le tende, naturalmente non le tende tradizionali, ci sono le case sull'albero, c'è la yurta che è questa tenda di origine mongola, ci sono le bubble tent, quindi queste strutture tutte trasparenti o quantomeno con il tetto trasparente, quindi di fatto delle soluzioni un po' differenti.
Dicevamo dei servizi aggiuntivi, le strutture sono in grado di fornirli autonomamente, quando non lo fanno così lo fanno con altre aziende partner e sono da escursioni guidate, attività fatte in struttura stesse e anche la conoscenza molto spesso di realtà locali, di aziende locali, perché chi soggiorna in queste strutture comunque vuole anche fare un'esperienza immersiva non solo nel territorio, nel paesaggio, ma anche nella socialità del luogo che li ospita. Le strutture sono in grado di promuoversi, lo fanno come dire con gli strumenti un po' più adottati ultimamente, con un certo tipo di promozione, di proposition e anche di marketing one to one. E per quanto riguarda qualche informazione sulla domanda che abbiamo in qualche modo cercato di mettere assieme in questo nostro lavoro, al momento la domanda che insiste su queste strutture è prevalentemente italiana o da altre nazioni europee, è piccola la percentuale che arriva da oltreoceano, ma sono sicuro che questo quadro andrà a cambiare per quanto riguarda la fascia di età, soprattutto 25-40 anni, quindi piuttosto giovane, per quanto riguarda, come dicevamo, la composizione del gruppo in coppia o con la famiglia. Molto spesso una composizione che è anche frutto di scelte che le strutture stesse fanno in termini di arredi degli spazi disponibili o anche proprio di regole per frequentare la struttura. Una permanenza media tutto sommato abbastanza elevata, metà del campione almeno 3 notti o di più, ed una spesa un po' differente ma comunque consistente anche chi spende da 150 euro in su per notte. Per quanto riguarda le motivazioni della domanda, l'abbiamo chiesto sia direttamente a un campione di clienti che ai gestori delle strutture. Di fatto, come dire, le prime due ragioni sono il contatto con la natura e evidentemente provare a vivere una vacanza alternativa senza rinunciare alla comodità di altre tipologie di strutture. Una domanda che può essere fidelizzata, tant'è che il 53% è composto da repeaters, sono pochissimi quelli non soddisfatti, altri che chiederebbero alcune modifiche. Io chiudo con una considerazione, davvero una nicchia, però se vogliamo essere preparati come Italia ad accogliere nuovi profili, nuove domande, nuove tendenze, come sono state anche illustrate ieri molto bene, ecco, tutto questo passa anche per un po' di diversificazione dell'offerta con forme come questa e naturalmente come molte altre. Grazie. Grazie, direi che il glamping è uno proprio di quei fenomeni trasformazionali, di metamorfosi del turismo open air. Passiamo a Giorgio Ribaudo, Managing Director di Trends. Sì, buongiorno. Ho la grazia di non avere il timer, quindi ho molto più dei 5 minuti degli altri relatori. Bene, in attesa che arrivino le slide, eccoci. Volevo anticipare che presenteremo un overview particolare di questo segmento a rafforzare l'idea che in Italia abbiamo dell'open air, del segmento camping e camping village, che è ancora un po' debole. Un'idea basata su pochi dati, a parte questi importanti sul mondo del glamping che abbiamo visionato adesso, e quelli che abbiamo dall'Istat. Questo è un po' il fulcro della relazione, quindi un overview degli ultimi 50 anni che vi presento adesso. Per chi è seduto in prima riga, in prima fila, riuscite sicuramente ad apprezzare che questo è un segmento di domanda molto forte, sano, che negli ultimi 50 anni ha dimostrato un tasso di crescita pari al 3% medio composto, significa mediamente cresciuto del 3% sull'anno precedente, ogni anno da 50 anni. Questi sono dati Istat, arrivano al 2021, questo è il tasso fino al 2019. Un segmento che vedremo è molto resiliente nella domanda, molto forte, nel recuperare velocemente più dell'alberghiero. Chiaramente abbiamo queste come statistiche, abbiamo più volte detto che il mercato oggi si caratterizza per grande liquidità, fluidità, non distingue moltissimo le formule, mentre noi ancora come dati siamo ancorati alle categorie che dipendono dai codici Ateco, e queste categorie impongono una certa visione dell'offerta italiana. Probabilmente per il futuro potrebbe essere più interessante ragionare di indicatori complessivi che non distinguano più le formule, anche perché il mondo dei camping si avvicina tantissimo a quello alberghiero oggi e tanti grandi albergatori, anche catene alberghiere, sognano di avere unità glamping o camping nella loro offerta. Quindi c'è una naturale ibridizzazione.
Volevo solo soffermare l'attenzione su tanti eventi che in realtà non hanno avuto grande impatto sulla domanda. Quindi si nota un andamento ciclico in questo segmento che un po' sfugge agli analisti, che è di circa 6 anni, 6 anni e mezzo, quindi ogni 6 anni abbiamo un rallentamento, poi di nuovo una crescita, accelerazione e rallentamento. È un segmento che come peso specifico è cresciuto molto di più di quello alberghiero, che è un po' il mio, perché l'alberghiero è passato da un peso per l'Italia della domanda complessiva del 51 fino al 58, mentre il peso del mondo camping in Italia è triplicato nell'arco di questi ultimi 50 anni. Da Schengen in poi, quindi dal 93 in poi, l'Italia è diventata una delle potenze europee nel segmento camping e camping village. Significa che è seconda solamente alla Francia, sia come dimensione dell'offerta che come domanda. Tutti gli altri stati seguono la Francia e l'Italia. L'effetto Schengen ha portato a una quota di turismo straniero, quindi ovviamente con grandi impatti sulla bilancia commerciale per l'Italia. Dal 93 in poi la quota degli stranieri è cresciuta dal 33% fino a surclassare, ovviamente nel post-Covid soprattutto, la quota degli italiani. Quindi oggi ogni 2 presenze nel mondo camping, una è straniera, secondo i dati Istat, e in futuro più di una. Questi sono alcuni dati CISET che ci aiutano a percepire come chiuderà l'anno. Su questa previsione, su questa survey di CISET abbiamo innestato delle nostre previsioni. Secondo le nostre previsioni semplici, nessun grande complesso modello macroeconomico, basta spacchettare gli italiani e le loro tendenze e i principali mercati di provenienza, noi concludiamo che già nel 2022 l'Istat, probabilmente a giugno, certificherà che il segmento camping e camping village ha risultati superiori al 2019. Quindi si è parlato moltissimo di impatto della crisi, della gestione della crisi Covid nel turismo in Italia. Diciamo che questo è un capitolo, ci auguriamo, chiuso già al termine del 2022 nel segmento open air. Quindi nel 2022 il segmento open air probabilmente chiuderà con statistiche di presenze superiori al 2019, di fatturato è in dubbio, il fatturato sarà probabilmente oltre il 5% superiore del 2019. Esistono di grandi differenze, ci sarà poi anche il dottor Granzotto, presidente di FAITA, che le illustrerà, fra il nord Italia e il nord centro Italia e il sud. Le performance di fatturato sono molto diverse, però probabilmente a livello aggregato l'Italia dell'open air nel 2022 ha già chiuso la parentesi crisi Covid. A quanto si può prevedere oggi? Il tempo ci sta, è già finito. Noi dobbiamo... No, era fermo il timer. Adesso è da attivare. No, lo so, facciamo ripartire. Terminato. L'Italia è una delle potenze in chiave, ho finito, è una delle potenze in chiave di offerta. Ci sono alcuni importanti trend che ci illustrano che succederà per il futuro, soprattutto nel mondo della domanda. E per il piano strategico del turismo uno dei contributi che ci sentiamo di dare è attenzione a questi driver. Non tutti i proprietari riusciranno a riqualificare, ci sarà un'ibridizzazione fra i segmenti, c'è già una commistione, quella che citavamo prima, ci sarà una maggiore dipendenza dall'internazionale ovviamente dell'Italia in questo segmento e una progressiva riduzione dell'offerta. Purtroppo per problematiche normative o per scarsa capacità degli investitori di capire l'alta redditività del segmento, oggi l'Italia ha un'offerta open air ferma al palo come numeri, cioè il saldo è quasi negativo, cioè l'offerta di camping in Italia è in stallo, non cresce dal 2014, anzi sta declinando come numero totale di posti letto. Quindi c'è una incompatibilità fra i grandi risultati della crescita dell'offerta e la nostra capacità di portare prodotto, probabilmente per aspetti che poi affronteremo. E questa è l'ultima slide. La nostra previsione
è un range, in realtà per i prossimi 10 anni mercato italiano stabile sui livelli di questi anni e mercato straniero ciclicamente in crescita fino a un volume che ci porta dai 67 milioni circa di adesso ai 77 milioni del 2030. Quindi grandi prospettive in questo segmento, direi paradossalmente più forti del segmento chiave che noi siamo abituati a ritenere, che è l'alberghiero. Grazie e ho terminato nei tempi. Grazie. Grazie. Enrico Gori, responsabile comunicazione di Human Company S.p.A. Eccoci, recupero io il tempo di Ribaudo. No, in realtà io oggi sono qua in rappresentanza di Open Air Next Step. Open Air Next Step è un network che mette assieme i grandi gruppi del mondo del turismo all'aria aperta per promuovere le vacanze in plein air premium in Italia. Il network è composto da Human Company, appunto, da Club del Sole, da Vacanze col Cuore, Vacanze di Charm, Lago di Garda Camping e Crippa Concept, tutte realtà industriali, tutte realtà che investono su questo mondo assieme ad altri soggetti importanti, ovviamente non gruppi, che operano nel settore del turismo all'aria aperta. Ecco, mi riallaccio a alcuni numeri, alcuni dati che Giorgio prima raccontava, no? Aumenta la domanda, è un segmento sempre più appealing, non crescono i posti letto. Questo è un tema, è uno dei tanti temi che ci devono far capire come questo segmento, il segmento del turismo all'aria aperta, è un segmento che ha tutte le potenzialità per essere sempre più mainstream nei prossimi anni. Quello che è successo, ovvero da un'esigenza a causa della pandemia di spazi aperti e quant'altro, in Italia soprattutto questo sta diventando un turismo consapevole. Non è più il turismo open air di fantoziana memoria, no? Tenda, picchetto e bagno comune, è un turismo di alta qualità. E questo l'abbiamo visto anche in un'indagine che abbiamo fatto quest'estate con Enit e con Piepoli sulla spesa media del turista italiano quest'estate per le sue vacanze. Cioè, mediamente un turista che ha scelto una struttura all'aperta ha speso 300 euro in più rispetto alle altre forme ricettive. È un dato questo per l'Italia, è un dato che probabilmente determina come questo segmento sia non più un ripiego, non più un segmento di serie B, ma una scelta consapevole. È chiaro che questo comunque crea delle aspettative e ci impone di continuare a crescere e di continuare soprattutto a investire. Secondo alcuni driver, anche qua mi riallaccio a quanto diceva Giorgio prima, ovviamente le strutture all'aperta hanno importante presenza di verde che già da sole le rende un polmone, le rende un elemento importante essendo il nostro mondo, il mondo probabilmente delle vacanze più sostenibili che ci sono ad oggi. L'apertura ai locals, cioè le strutture all'aria aperta possono, con i servizi che hanno al loro interno, ristorazione, supermercati e quant'altro, essere anche un elemento di servizio per i territori dove vanno a insistere e dove vanno a creare non solo posti di lavoro, non solo ricchezza, ma effettivamente elementi che possono migliorare anche la vita dei residenti. C'è poi il tema della gestione dei flussi, no? Anche il tema del turismo di libertà, il turismo itinerante, cioè un campeggio in città, tanto per fare un esempio, è un posto che probabilmente decongestiona il centro urbano, crea un qualcosa, un luogo, anche lì un polmone verde che permette sostanzialmente anche di riqualificare aree periferiche che magari resterebbero o sarebbero depresse. E alla fine il tema dei servizi, lo dicevo prima, ristorazione di qualità, parchi acquatici, animazione, cioè le strutture all'aria aperta offrono oggi tutta una serie di servizi che sono di primissimo livello. È chiaro che questo è fondamentale per mantenere la competitività, no? Il tema della competitività è un tema che ci deve toccare perché comunque alla fine gli altri paesi corrono, la Francia corre su questo segmento, la Croazia e non solo. Ecco, mantenere alta la competitività significa mantenere per il nostro segmento open air, che è un segmento che pesa ed è importante e ha tutta la sua dignità nel mondo del turismo in Italia, dove c'è un alberghiero, un extra alberghiero, ma c'è anche un open air, per fare in modo che continui a crescere e a creare valore. È chiaro che per far questo, e poi le associazioni lo racconteranno bene, servono strumenti normativi che ci permettano di tenere alto il livello e di tenere alta la competitività. Grazie. Grazie. Persino in anticipo, quindi complessivamente perfettamente in tempo, ottimo. Monica Saielli, presidente Assocamping.
Buongiorno a tutti, sono Monica Saielli, presidente nazionale di Assocamping Confesercenti. E chiaramente è una grande opportunità poter parlare di open air dinanzi ad una platea così qualificata e poter parlare di scelte strategiche per aumentare la competenza, cioè la competitività strategica del nostro paese. Approfitto anche adesso perché non vorrei poi scordarmene al termine del mio intervento, di ringraziare il Ministero e il Comune di Chianciano Terme per l'organizzazione impeccabile di questo evento. E le strutture ricettive all'aria aperta rappresentano una parte significativa dell'offerta turistica italiana e per esattezza e per numeri rappresenta la seconda tipologia ricettiva. L'ospitalità open air è una ospitalità assolutamente vincente per due motivi. È interessante ed è flessibile, nel senso che è in grado di intercettare con notevole velocità esigenze e necessità di nuovi segmenti di mercato, offrendo comfort e servizi di livello elevato. È flessibile perché flessibile nel senso che la vacanza open air può svolgere soggiornando in un semplice igloo o in un accessoriato camper o in una lussuosissima lodge tent e quindi accontentando le più disparate esigenze, ma sempre assicurando una vacanza a contatto con la natura e in un'atmosfera assolutamente easy and slow. E detto ciò, è vincente anche perché sostenibilità ambientale e sicurezza sono caratteristiche intrinseche all'offerta open air, sempre più ricercate e sempre più apprezzate dal turista straniero e non. Senz'altro le strutture ricettive all'aria aperta rappresentano anche l'esempio di maggiore assoluta sostenibilità ambientale. Perché? Perché la peculiarità di una struttura ricettiva è quella di mettere a disposizione dell'ospite uno spazio verde sul quale collocare il mezzo di pernottamento proprio o allestito dal gestore, quindi tenda, roulotte, camper o unità abitativa mobile, e non un volume chiuso. Inoltre, la modesta dotazione di volumi stabili, cioè i servizi fissi di base, hanno un'incidenza minima rispetto alla superficie media del complesso ricettivo, ne caratterizzano in modo importante il basso impatto con l'ambiente e con il territorio circostante. Ecco perché la necessità che l'imprenditore conduca la struttura ricettiva all'aria aperta assumendo tutti gli accorgimenti gestionali per ridurre al minimo l'impronta ambientale della struttura e per promuovere l'informazione e l'educazione ambientale dei propri ospiti ma anche del proprio personale. Detto ciò, senz'altro la gestione deve ispirarsi sempre più a criteri ambientali e quindi ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, senz'altro limitare il consumo energetico e idrico, e utilizzare prodotti locali e soprattutto provenienti dall'agricoltura biologica, limitare l'accesso e l'utilizzo dei veicoli motori all'interno della struttura e anzi incoraggiando gli ospiti a tenere fermo il mezzo e possibilmente ad utilizzare sistemi di mobilità sostenibili. Quindi, poiché la sostenibilità è uno dei principi cardini del PNRR, sarebbe opportuno, ad esempio, che la politica in qualche modo incentivasse per le strutture ricettive all'aria aperta, ad esempio, il conseguimento di marchi ecologici tipo l'ecolabelle europeo per i campeggi, perché ne conseguirebbe tutta una serie di vantaggi, ad esempio la comunicazione di un alto valore ambientale della struttura. Ed è fondamentale far conoscere agli ospiti ciò che si fa per rendere più sostenibile la struttura, perché la sostenibilità è una garanzia in un certo senso, cioè il fatto che venga conseguito questo marchio che contraddistingue la struttura sotto un profilo sostenibile rappresenta una garanzia per l'ospite ma anche un alto valore ESG per l'impresa, che consente di misurarne la redditività
non soltanto sotto il profilo del profitto, ma anche sotto il profilo dell'impatto delle scelte aziendali sull'impatto sulle persone e sull'ambiente. Detto ciò, adesso vedo che il mio tempo è praticamente esaurito e mi sono molto dilungata, passerò in maniera molto sintetica a quelle che sono le richieste per la politica. Innanzitutto le normative regionali devono prevedere standard qualitativi più elevati affinché si assista ad un innalzamento del livello dei servizi offerti. Sono opportune e auspicabili misure di sostegno fiscale tipo il credito d'imposta per le ristrutturazioni, tra i quali vi rientrano gli interventi di efficientamento energetico. Poi occorre affrontare anche il tema dell'aumento abnorme dei costi di gestione, in quanto siamo purtroppo consapevoli del fatto che è vero che i fatturati nel corso dell'estate sono aumentati, ma è anche vero che la redditività dell'impresa è un'altra cosa, e questo aumento quadriplicato delle bollette senz'altro inciderà in maniera pesante sui bilanci delle nostre imprese. E quindi chiediamo alla politica che vengano estesi anche le piccole imprese, i piccoli campeggi, i crediti d'imposta, prevedendone un raddoppiamento delle percentuali e un'estensione fino al termine dell'anno, un super bonus per chi investe, anche al 110%, per chi investe in fonti di energia rinnovabili e quindi rende autonoma la propria impresa sotto il profilo energetico, crediti d'imposta per chi investe in unità abitative mobili autonomi sotto il profilo energetico, e allora alleggerimento dei vincoli paesaggistici e normative di favore per consentire alle strutture di installare strutture leggere ombreggianti sulle quali collocare i pannelli fotovoltaici, dato che le superfici coperte nelle strutture ricettive all'aria aperta sono veramente minime, e incentivare anche la formazione di comunità energetiche tra strutture ricettive all'aria aperta. Concludo davvero stavolta dicendo che l'Italia è il quinto paese al mondo per più visitato, ma per le sue bellezze naturali e per il suo patrimonio artistico, culturale e storico potrebbe grandiosamente superare in termini di presenze turistiche sia la Francia che la Spagna, poiché mi pare evidente che il governo abbia inteso mettere il turismo al centro della sua agenda per lo sviluppo del paese. Il comparto open air, per le capacità, per le sue potenzialità di crescita e per i valori che esprime, vuole e può fare la sua parte. Grazie. Ora Roberta Nesto, coordinatrice di G20 Spiagge. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito, grazie al Ministero, grazie al Comune ospitante. Andiamo a casa con tanti stimoli positivi, anche con qualcosa di negativo che ci fa bene per diventare ancora più positivi nell'azione. E come sempre, sono il coordinatore del G20S, cioè di tutti i comuni balneari italiani con più di 1 milione di presenze turistiche. Ho una grande responsabilità, anche perché sono il sindaco di Cavallino Treporti, che è la seconda spiaggia d'Italia, la prima spiaggia del Veneto, e che ovviamente ha nell'open air gran parte della sua offerta turistica. Quindi potrei continuare la lista della spesa della dottoressa. Non serve, perché la lista della spesa l'ha ben fatta chi mi ha preceduto e poi la continuerà a fare chi mi seguirà. Per me è importante fissare qualche concetto molto brevemente, nel senso che l'open air per tutti noi non deve essere un'alternativa agli hotel, devono esserci gli hotel e deve esserci i campeggi, i villaggi. Sono offerte diverse e anche spesso complementari, e quindi tutte queste tipologie insieme all'extra alberghiero in senso generale devono essere valorizzati al meglio, perché nel nostro sistema paese c'è posto per tutti, visto anche quello che si stava dicendo poc'anzi. Le esigenze in termini generali, e qui mi collego anche con un saluto ad Angelo Macola, che mi ha ceduto il posto, nel senso che per sua impossibilità, ma anche per condivisione di molti intenti,
parlo io oggi qui, e il suo intervento doveva vertere sull'evidenziare la necessità di infrastrutture, sia per quanto riguarda l'aspetto idrico, per quanto riguarda alcune pratiche, alcune procedure amministrative. Ne abbiamo effettivamente bisogno, perché la balneazione spesso è a rischio. Io stessa ho dovuto a volte applicare delle ordinanze di restrizioni, e questo è un dolore enorme. Parlo di dolore quasi fisico, proprio perché non vorremmo mai arrivare a questa situazione. Per non arrivare dobbiamo avere delle infrastrutture, delle soluzioni, della pianificazione e l'organizzazione degli interventi sui territori. E come a questo la viabilità, la mobilità, le ciclabili. Quindi abbiamo bisogno, come il pane, di interventi strutturali a 360 gradi. E l'altro tema, abbiamo bisogno di interventi normativi. Enrico Gori l'ha anticipato, potrei anche su questo tema continuare, e quindi vuol dire che c'è una condivisione di intenti. Abbiamo assolutamente, quindi, in termini generali, bisogna pensare all'open air, anche a ricettivo, ma non possiamo prescindere dal pensare alle destinazioni. Anche il campeggio più grande, anche l'hotel più bello, sono inseriti in un territorio, che funzionano se il territorio funziona. E quindi da questo punto di vista abbiamo la necessità di un coordinamento pubblico-privato, abbiamo la necessità che i sindaci abbiano strumenti importanti per dare risposta ai residenti e agli operatori, alle imprese, ai lavoratori. Quindi chi mi conosce sa che sto stalkerizzando, e sottolineo questo tema, per il concetto di città, di status di città balneare. Cosa significa? Al di là delle etichette, al di là delle singole manovre, abbiamo bisogno di avere la consapevolezza generale che c'è bisogno di un intervento quadro, ma anche di normative puntuali, perché tutti noi abbiamo strumenti. Solo così il turismo in Italia potrà continuare con soddisfazione, potrà dare opportunità di lavoro, opportunità di crescita. E da questo punto di vista, quindi, io chiedo veramente alle categorie, alla politica a 360 gradi, ai miei colleghi sindaci, partendo dal basso ma andando all'alto, di continuare questa attività importante di coordinamento, imprescindibile. La pandemia ce l'ha dimostrato, e noi oggi non dobbiamo dimenticare che solo con questa condivisione di intenti, ovviamente imprescindibile l'attività del Ministero, non solo così possiamo raggiungere quello che è il nostro scopo, il nostro obiettivo, cioè lavoro, lavoro, lavoro per tutti. Ha spaccato il secondo. Ha spaccato il secondo. Ma io sono donna di legge e devo tenere le consegne. Allora, Ludovica Sanpaolesi, direttore generale dell'Associazione Produttori Caravan e Camper. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, io vorrei iniziare con una buona notizia. Abbiamo anche un po' di slide, vedo che il tempo è partito. Grazie, se possiamo mandare le slide. La buona notizia, intanto, è che nel nostro settore, il turismo itinerante, abbiamo delle chance di grandi miglioramenti. Quindi partiamo alla grande. Un po' di numeri. Allora, noi in Europa parliamo di circa, anzi un po' di più, 6 milioni di unità parco circolante fra camper e caravan. Si stimano che siano circa 20 milioni di persone. Quindi sono 20 milioni di turisti potenziali che noi dobbiamo cercare di far venire da noi in Italia. Vediamo anche
chi sono questi camperisti? Che persone sono? Allora, intanto dobbiamo sgombrare il campo da vecchi pregiudizi. I camperisti oggi non sono dei poveracci. Ecco, questo lo capiamo anche perché comprare un camper nuovo si parte da 55-60 mila euro e si va in su. Il grosso dei veicoli costa fra i 65 e gli 85 mila euro. Quindi immaginiamoci che chi fa un acquisto del genere è spesso un professionista, è spesso un manager ed ha un livello di istruzione generalmente superiore alla media. Quindi non stiamo parlando di un turismo povero, non stiamo parlando di un turismo ignorante, fra virgolette. Il target è un target trasversale, quindi abbiamo un po' tutte le età e abbiamo anche tante tipologie diverse. Vado veloce. Il potenziale, secondo la European Caravan Federation, è di 23,37 miliardi di euro come spesa turistica. Per quanto riguarda la sosta, la spesa viene allocata fra i campeggi e le aree di sosta camper. Questo dato esclude l'acquisto del veicolo. Per avere un caso concreto, la più importante rivista di camper di caravane europea, Promobil, ha calcolato, facendo uno studio, che chi va in camper, nelle aree di sosta camper, spende 530 euro a settimana a persona. Quindi il fatturato che le aree di sosta camper hanno generato in Germania viene indicato in 1,2 miliardi di euro. Stiamo parlando quindi di importi essenziali. Naturalmente le aree di sosta camper sono complementari ai campeggi, quindi non sono neanche in concorrenza. I camperisti vanno un po' nei campeggi e un po' nelle aree di sosta. Naturalmente nel periodo in cui i campeggi non sono aperti, vanno solo nelle aree di sosta. Vediamo il potenziale qualitativo. Ieri il direttore degli Uffizi Schmidt diceva gli Uffizi diffusi. Ecco, il camperista è un turista diffuso perché ama tipologie molto diverse, i borghi ma anche i cammini, lo sport, le zone agricole, insomma non è un turista di massa, è se vogliamo un turista di elite. È anche un turista che appunto spende molto sul territorio e poi avendo anche lo spazio a bordo, i prodotti del territorio che acquista se li porta a casa. Il turismo qualitativo del mondo del turismo itinerante è un turismo che destagionalizza e sappiamo quanto tutti ci scervelliamo a cercare di destagionalizzare il turismo in Italia. Qual è la situazione delle aree di sosta oggi in Italia? Sono circa 1900, non sono tenute tutte benissimo. Quindi c'è molto da fare, c'è disomogeneità tra le regioni. Per fare un paragone, la Germania ne ha oltre 4.700, la Francia oltre 4.200. È possibile che l'Italia debba essere il fanalino di coda? Questi numeri in Francia, in Germania e anche in Spagna sono stati incrementati moltissimo negli ultimi 2-3 anni, mentre in Italia diciamo che il lavoro da fare è ancora ampio. Il turismo itinerante è un mega trend, non è cominciato con il Covid, ma inizia già molto tempo prima. Quindi
le potenzialità che abbiamo sono veramente importanti, gli animali domestici, i luoghi ideali, il tempo libero, insomma tante cose. Il turismo itinerante non è solo per la vacanza, ma proprio per il tempo libero. Ultimi dati, come potete vedere, l'anno scorso sono stati immatricolati in Europa luoghi oltre 180.000 camper, a cui si aggiungono le caravan. Quindi questo è un turismo in crescita, è un turismo che può far crescere il nostro settore. Anche in Italia l'interesse è altissimo. Noi ogni anno assieme a Fiere di Parma organizziamo il Salone del Camper, che quest'anno ha avuto una presenza record di oltre 110.000 visitatori. Una grande festa e la dimostrazione tangibile che il turismo itinerante è veramente un interesse nazionale, sia per gli utenti ma anche per tutto il comparto turistico. E concludo, quali sono le soluzioni? Perché abbiamo bisogno di soluzioni. Le soluzioni banalmente sono quelle di creare nuove aree di sosta che si affiancheranno al lavoro già eccellente che fanno i colleghi dell'ambito camping e glamping, ristrutturare quelle che ci sono già e anche fare un lavoro a livello regionale per consentire alle aree di sosta di non avere degli obblighi che siano impossibili. E qui faccio riferimento ad esempio alla necessità di realizzare delle toilette. Una piccola area di sosta che ha 7-8 posti è chiaro che non può sostenere i costi manutentivi di un grande campeggio che ha migliaia di piazzole. Vorrei ringraziare anche il Ministero del Turismo e le regioni italiane che hanno capito l'importanza di questo settore e hanno capito che è strategico per il futuro. Non dobbiamo fare business as usual, dobbiamo fare in modo che il fatturato del turismo itinerante in Italia possa migliorare in maniera considerevole. Sarebbe davvero un vantaggio per tutti. Grazie. Grazie. Chiude questo segmento Alberto Granzotto, presidente Fighter Federcamping. Buongiorno. Ringrazio anch'io il Ministero e chi ci ospita per questa importante opportunità per evidenziare come il nostro settore abbia sempre più importanza nell'ambito del panorama turistico nazionale. Il turismo open air, con tutti i relatori che ci hanno preceduto, ha dimostrato come sia un settore che ha oltre 2.000 strutture ricettive specifiche del settore turistico all'aria aperta, quindi caratterizzate dalla presenza anche di piazzole, ha 250.000 piazzole specifiche per i mezzi mobili e oltre 80.000 unità abitative mobili e fissi ed occupa circa 72 milioni di metri quadrati di superficie distribuiti in modo omogeneo nel territorio nazionale, come un recente censimento che abbiamo commissionato come FAITA viene a dimostrare. La regione col maggior numero di campeggi è la Toscana, il territorio che ci ospita per questi stati generali. La regione che ha il maggior numero di unità è il Veneto. Però la distribuzione, come si può vedere, è molto omogenea e questo è molto importante a testimonianza della diffusione di questa forma di turismo. Da un punto di vista dimensionale, la struttura media occupa 4 ettari. E la dimensione tende a crescere con l'elemento delle stelle, proprio perché le stelle caratterizzano una maggiore qualità di servizi e disponibilità degli stessi e quindi questo viene a essere anche possibile con la disponibilità di spazio. Noi facciamo presente che mediamente un ospite ha a disposizione dai 40 ai 50 metri quadrati e questo è un elemento che caratterizza in modo positivo la sostenibilità ambientale e paesaggistica delle nostre strutture, come chi mi ha preceduto ha correttamente in modo esaustivo evidenziato.
Mediamente un campeggio ha una prevalenza, come dicevamo, di piazzole e un numero di unità mobili e fisse che viene a essere circa di un quarto. Questo numero è molto caratterizzato anche da quelle che sono le differenti normative regionali. Un'armonizzazione in tale senso permetterà uno sviluppo molto più completo del settore. Con i dati dell'osservatorio che stiamo sviluppando vediamo proprio come le diverse normative regionali possono incidere sulla crescita del settore in modo specifico. Quest'anno è stato già anticipato, portiamo dei numeri positivi soprattutto perché le nostre strutture sono concentrate nel settore estivo, che è il settore che ha avuto una maggiore resilienza e capacità. Però è un elemento che ci teniamo a sottolineare: noi siamo riusciti a crescere grazie al ritorno e alla crescita del turismo straniero. Questo per noi è un elemento fondamentale. Il turista straniero rappresenta oltre la metà dei nostri ospiti ed è in forte crescita. È in forte crescita anche perché, come i numeri di chi mi ha preceduto ha evidenziato, le immatricolazioni sono in crescita. Quindi questo è un settore che sta rispondendo delle esigenze nuove, precedenti già al Covid, di condividere una vacanza con dei servizi innovativi all'interno di ambienti fortemente caratterizzati da un forte collegamento con la natura. Il dato vede l'elemento di crescita soprattutto nel settore lago, perché il settore lago è il settore maggiormente preferito dai turisti di provenienza straniera, nord europea, tedesca, olandese in particolare. Il comparto ha solo l'1% delle imprese classificate come strutture ricettive della filiera nazionale, però vale il 25% dei posti letto, dati 2021, 10% degli arrivi, 20% delle presenze. Questo denota anche una permanenza media sul territorio molto più alta e questo spiega anche quel legame che si viene a creare col territorio e quella fidelizzazione degli ospiti che vengono ad visitare le nostre strutture. Il settore pesa circa 5 miliardi tra fatturato diretto delle strutture e dei servizi, dell'indotto che vengono a creare all'interno delle strutture, che spesso sono gestioni collegate con le strutture principali, e quindi un peso economico molto significativo con un potenziale di crescita molto rilevante. Non mi dilungo per motivi di tempo su quelli che sono i servizi che erano già stati evidenziati precedentemente. Vengo a sottolineare come per noi il tema della sostenibilità in tutti i suoi livelli sia un tema centrale. Noi stiamo sviluppando il primo bilancio sostenibile per le strutture ricettive all'aria aperta, con la collaborazione di importanti istituti bancari e ci auguriamo anche con le componenti governative e delle regioni, proprio per andare a evidenziare con dei parametri concreti e dei KPI effettivi cosa significa essere sostenibilità ambientale, accessibilità e sostenibilità anche con riferimento al mondo del lavoro, che è stato citato ed è uno degli elementi principali, anche perché le nostre imprese sono caratterizzate dalla stagionalità e quindi si pongono anche problemi di rendere questo lavoro molto più attrattivo, perché il fattore umano è un fattore che caratterizza in modo sempre più importante il settore turistico. In questo ci facciamo accompagnare dalle principali università italiane, perché l'elemento dello studio è fondamentale, l'analisi della domanda, dell'offerta e della composizione dei dati per noi è fondamentale per guidare un progetto di visione di elemento. E contemporaneamente molto importante dal nostro punto di vista analizzare lo sviluppo dei nuovi prodotti e delle nuove tendenze. Avendo noi una domanda prevalentemente straniera, dobbiamo tenere bene in evidenza quello che succede in Europa. I nostri mercati di riferimento sono i mercati concorrenti, la Croazia, la Spagna, la Francia, e noi dobbiamo prendere in considerazione. Ma dobbiamo anche cercare di essere innovativi e cercare di prendere in considerazione i nostri prodotti in modo tale da poterli far inserire nella tassonomia europea, in modo tale che diventino green per definizione e ci permettano di accedere ai finanziamenti con le caratteristiche specifiche del mondo green. E questo è un elemento molto importante, perché su questo elemento della tassonomia europea vediamo che l'industria ha fatto molti più sviluppi rispetto a quello che è il mondo turistico nel suo insieme. Quello che chiediamo è sostanzialmente quello evidenziato dai colleghi, perché come è stato detto nel tavolo alberghiero prima, abbiamo le stesse identiche esigenze, siamo uniti in quello che sono le evidenze. Però permettetemi un piccolo accenno all'importanza dell'identificazione del comparto dell'aria aperta. Io ricordo ancora con sgomento quando c'è stata la riapertura post-Covid, che nelle prime linee guida il settore del turismo all'aria aperta era escluso perché mancavano il nostro codice Ateco. E la stessa cosa l'abbiamo dovuta rincorrere per tutta una serie di mesi per tutti quei provvedimenti che sono stati presi. Questo implica la necessità assoluta di venire ad identificare il comparto turistico dell'aria aperta in modo ben specifico e
analitico, dedicarle una sezione specifica anche in chiave statistica, proprio perché i numeri della seconda forma di vacanza in Italia dopo il turismo alberghiero lo richiedono. La governance, l'abbiamo accennato, è importante una forte cooperazione tra la componente nazionale governativa e le regioni, perché le politiche singole possono influenzare lo sviluppo del settore. Per noi è molto importante il tema della sostenibilità ambientale, del paesaggio e quindi della normativa alla materia, proprio perché le nostre strutture non impattano con il suolo, non lo consumano, ma si integrano in modo perfetto. Non ultimo, volevo ricordare il fatto che oltre la metà delle nostre strutture è presente nell'ambito balneare e lacuale, quindi il tema delle concessioni demaniali per noi è molto importante e ci raccomandiamo una particolare attenzione governativa su questo argomento. Grazie, chiudo per il tempo. Grazie. Chiudiamo questa parte. Noi possiamo...